Buongiorno da Ter Channel News e dalla nostra rassegna stampa. Il Sole 24 Ore. Italia emergenza lavoro, titola così il giornale. Confindustria a gennaio aumento record più 61%, 61,6% della cassa integrazione, quindi siamo qui nel sommario. La riforma Fornero ha irrigidito la flessibilità in ingresso. Pensate un po', bloccati i contratti a termine e il sistema dei voucher. Quindi Fornero sperava di fare meglio, se c'era speranza, e invece è successo questo. Spesometro, fatture 2012, tutte da inviare alle entrate. Poi, chiesto il concordato preventivo, impossibile fare fronte ai debiti, il titolo crolla a 0,0011 per Seat. La Seat, eh? Obama, questa notizia che ha già scatenato una valanga di polemiche, però secondo me giustissima, ha coraggio questo presidente, ora soprattutto che non deve pensare più ad essere rieletto perché nel secondo mandato, a Obama chiede a Standard & Poor's 5 miliardi. Scatenò la crisi dei subprime, ricorderete, nel 2008. L'indennizzo 5 miliardi di dollari. L'accusa, sopravvalutati i titoli immobiliari. Ci sta tutta l'accusa. Quando la nostra procura di Trani accennò qualche cosa di simile contro Standard & Poor's Italia, si scatenò l'inferno, mentre invece evidentemente un fondamento di verità c'era, no? Non pensate? Fondo Monetario Internazionale su Monte dei Paschi, Banca Italia tempestiva, le anticipazioni del rapporto intraprese un'azione adeguata, l'occhiello del PM, Faro anche sulle operazioni 2011, poi Profumo, nessun buco nei conti, oggi il Consiglio di Amministrazione Pulizia da 1 miliardo sui derivati. Il Messaggero Nazionale, riforme asse Bersani-Monti. Apertura di Bersani, il leader PD pronto a collaborare, il Premier disponibile sui cambiamenti strutturali. Berlusconi sono disperati vicino al sorpasso. E poi qui il dramma di Yvonne Regina, cade a 90 all'ora, carriera a rischio ai mondiali di sci. Questa sera l'Italia, il Saravi e Balotelli, la nuova Italia sfida l'Olanda. Salute, curare il corpo e la mente per sconfiggere l'obesità. L'analisi, italiani all'estero, voto da cambiare. Londra, sì del Parlamento alle nozze gay. Roma, scontro tra Vendola ed Alemanno. Fisco in 30 anni, aumento di 14 punti. Maxi risarcimento chiederà 5 miliardi di dollari. Mutui Obama fa causa a Standard & Poor's. Dimagrire con l'alcol, 300.000 giovani a rischio di anoressia. La doppia dipendenza è in aumento. I medici arrivano per curarsi. Dicono i medici arrivano per curarsi, pensate un po', a 12 anni. Nuovo concorsone in arrivo per i prof, sia al restauro, salva Colosseo. Beh, se non vogliamo che questo monumento della storia vada perduto, che si veda un po' di fare qualcosa. La Nazione Nazionale, Monte dei Paschi, soldi a San Marino. Nel mirino, allargo un pochino così magari riuscite a vedere anche voi un po' meglio. Vediamo se ci sto dentro. Sì. Nel mirino dei magistrati 1,8 miliardi, alcuni assegni porterebbero a Mussari. Mutui subprime, Obama chiede a Standard & Poor's un rimborso stellare. Von caduta, shock, dramma ai mondiali per la star della neve. Il paniere dei prezzi dentro tablet e metano. Gennaio raffredda l'inflazione. Il corsivo questa mattina di Bruno Vespa, la pancia degli italiani. E qui invece la professoressa Gabriella Campadelli Fiume, Università di Bologna. Il virus herpes, quello che a volte avete visto capita di avere sulle labbra, no? O peggio ancora, averlo in forma più forte come l'herpes zoster, definito volgarmente il fuoco di Sant'Antonio. Insomma, è stato modificato, testato sul topo contro il cancro al seno e all'ovaio. Che succede? Che sembra che inoculato per via generale blocchi anche il movimento, non solo lo sviluppo del cancro, ma anche il movimento delle cellule che vanno in metastasi. La Corte dei Conti assolve il condono, Berlusconi esulta, mi danno ragione. Bersani e Monti troveremo un'intesa, a un passo indietro, ripeto, questo laboratorio a Bologna. Significa che dei bei cervelli ce l'abbiamo in Italia, voglia, e che mancano i soldi. Questa gente va pagata, signori miei, pagata profumatamente. Non sei gay, anche Londra dice sì. Primo voto in Parlamento, omofobia di Vendola,
Alemanno. Alabama in retroscena del blitz nel bunker, lampi accecanti e telecamere, ecco come l'FBI ha salvato il piccolo Ethan. Beh, insomma, un'operazione molto rischiosa, ma sono stati bravi. Umbria, ragazza denuncia, molestata dal frate. Bah, andiamo un po' a vedere subito la nazione locale, eccolo qui, non sarà certo lui, non lo so. La denuncia presentata da una giovane perugina, drammatico racconto, improvvisamente ha messo le sue mani sotto la mia camicetta, aprendo il reggiseno, violentata dal frate. Poi lo chef Vissani in tribunale, accusato di evasione fiscale nel mirino 2 milioni, canne terapeutiche contro la regione, fa discutere il simbolo dell'ente nell'iniziativa antiproibizionista voluta da Rifondazione. Credetemi che non abbiamo bisogno di queste cose adesso, servono cose concrete, non queste stupidaggini. Il sindaco, la tassa di soggiorno rimane, almeno nel 2013. Il caso Biogas fa spaccare la maggioranza, Palazzo Cesaroni, dipendenti in ufficio solo dopo le 8 nel comune di Spoleto, se l'amore in treno fa bene al portafoglio. San Valentino. Il 14 febbraio si viaggerà in due con un solo biglietto. Minacciano camionista col cacciavite, rapina a Castel del Piano, SOS il castello di Pantalla sta crollando, l'ordinanza di sgombero. Avanti ancora con il messaggero locale. Acqua, 400.000 bollette da rifare. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato scatta, scusate, la caccia ai rimborsi. C'è chi può recuperare anche più di 50%, 50 euro, scusate, caos per il canone di depurazione. Domus Gratia è inagibile, ma si continua a ricoverare. Siamo a Terni, sempre a Terni. A Terni, fontana di Piazza Tacito, degrado continuo, ora è senza acqua. Sindaco contro gli albergatori, scene inaccettabili. Spoleto risplende col coreografo di Cristallo, Alberto Testa, grande esperto di danza. Mappa delle siringhe contro lo spaccio. Vedete? Alcol e droga nelle notte, salvati due ragazzi. Lo chef Vissani e i guai con il fisco. Qui taglio medio. Auto, multe da record per la crisi. Assicurazioni non pagate, revisioni non effettuate diventano fenomeno sociale. Giorni di gelo, dice Gilberto Scalabrini nell'angolo del meteo. Andiamo avanti con il Corriere dell'Umbria. Umbria mobilità, stipendi in bilico. Questo è il titolo d'apertura del giornale diretto da Anna Mossuto. Niente assicurazioni dall'azienda, lo riferisce il sindacato dopo l'incontro con il consiglio d'amministrazione. La maggioranza va sotto nella normativa biogas, giro di vite contro i furti, due arresti in un casale. Paura per un incendio in casa d'accoglienza a Foligno, ore di attesa alle poste, anziani infuriati. E poi torna l'allarme liquami a Pila, nuove segnalazioni per corsi d'acqua inquinati. Qui a sinistra, tasse, siamo al record, valgono il 45% del prodotto interno lordo. Come possiamo andare bene? Lo capite? Monti apre a Bersani per le riforme, un giorno si scannano, quell'altro giorno vanno a cena insieme. Auto della municipale in sosta negli spazi riservati ai disabili. Gran brutta figura, succede a Castiglione del Lago. Missionaria laica accusa, molestata dal frate, presunti palpeggiamenti in Guatemala, lo denuncia al rientro la ragazza di Perugia. Rischia il processo, un frate di Assisi accusato da una giovane perugina di molestie sessuali. I fatti risalgono al 2009, quando la ragazza si recò come missionaria in Guatemala. Durante la permanenza nel paese centroamericano, la ragazza dice di essere stata in più occasioni oggetto di attenzioni particolari, tra virgolette, da parte del prelato. Al suo rientro a Perugia, la ragazza ha immediatamente querelato il frate. Ieri era in programma l'udienza preliminare, ma la seduta è saltata per un errore di notifica. Si torna in aula il 9 di aprile. Vediamo cosa ho lasciato indietro, il giornale dell'Umbria. Sprechi pubblici in Umbria, finanza e NAS in azione. Il secondo Obama è il destino dell'Europa, Giancarlo Elia Valori. Scusate che non conosco questo nome, devo allargare. Sì, Giancarlo Elia Valori. Poi la popolare di Spoleto, Spoleto Crediti e Servizi, prova l'offerta al ribasso. Curia, debiti ventennali. Poi ancora avanti, liceo sportivo via Settembre a Foligno. Artigiani, la rivoluzione diventa legge. Il Consiglio regionale approva il testo unico, tante novità, un fondo per interventi. Poi
Altri due miti Umbria Jazz, dopo Diane Crawley, Keith Jarrett, Sonny Rollins e John Legend, Perugia Pidocchi torna all'incubo a scuola, fenomeno di Peducolossi, Peducolossi mi pare si chiama così comunque. Urbanistica si indaga su una firma falsa, il nuovo assessore a Orvieto, coppie gay, grazie Monsignor Paglia l'opinione. Il blitz per Ethan, il libero bimbo sequestrato, ucciso il suo carceriere, quel reduce del Vietnam. Tasse e corruzioni, Giampaolino, l'economia frenata da questi due mali. Ancora, guardiamo se abbiamo lasciato indietro giornali. Mi pare di no, quindi è il momento di dar conto dei telematici. Cominciamo da Umbria Journal. Meredith a Firenze, atti a processo a Nox per calunnia. Poi la regione dà il via libera alla riduzione del numero di consiglieri. Tutela salute, Regione Umbria firmerà un protocollo d'intesa con Comando Carabinieri. Andiamo ad Umbria 24. A gennaio balzo della cassa integrazione più 22,7%, sterni gli studenti di scienze politiche all'attacco dell'università e del comune, delitto di Cenerente gioca Scoscia ucciso da Alphonse Hendrick col martello e col cacciavite, Umbria Left il primo carosel ce lo cerchiamo a colpi di clic, ecco qui, biomasse energie rinnovabili, Consiglio regionale boccia ODG o dell'ordine del giorno in mozione. Alcol e droga saranno sconfitti con il progetto Share My European City, un progetto del comune di Perugia. Speriamo che funzioni. Avanti ancora, il terzo, Vinti, legalizzare l'uso di sostanze leggere. Stimo tantissimo Stefano Vinti, ma per quello che mi riguarda non mi trovo assolutamente d'accordo, come non mi trovo d'accordo né nell'uso di alcol né nell'uso anche di sigarette, di sigaro, di pipa, cose del genere. Personalmente un tempo ero fumatore, ma ho smesso, ho avuto la forza e devo per questo ringraziare un ministro, il ministro Girolamo Sirchia, che proibì di fumare all'interno dei locali pubblici e quindi anche negli uffici e quindi insegnò a molti italiani che questa era la maniera migliore per guadagnare in salute e magari avere una vecchiaia migliore. Grazie di tutto e buona giornata, ci vediamo alle prossime edizioni dell'informazione, ma vi invito a rimanere collegati con TEF Channel.